Ben ritrovati ragazzi sul canale di De Daniele, siamo tornati con Prince of Persia, The Lost Crown. Dunque, allora, cosa ho fatto? Nulla, fondamentalmente nulla. Ho semplicemente equipaggiato lo spirito di Shahbaz, che voglio provarlo. No, scusate, non spirito di Shahbaz, raggio di Arash, che abbiamo preso la volta scorsa, voglio provare questa nuova onda. Lo spirito di Shahbaz non mi interessa più di tanto perché è un'abilità che ci serve più che altro per contrastare nemici in volo. Vabbè, la proverò, però adesso non mi sento che mi sia di aiuto. Per quanto riguarda l'esplorazione, abbiamo detto la volta scorsa che oggi andiamo avanti. Andiamo, cerchiamo di proseguire qui sotto e arriviamo a cercare di capire come entrare nella fossa delle sabbie eterne. Ci sarebbero altre cosettine da fare qui, in quest'area, però altrimenti poi diventano episodi già adesso troppo di completismo, quindi cerchiamo di andare un po' pure avanti con la storia. Già abbiamo fatto due episodi in cui ci siamo esplorati tanta roba, ragazzi, guardate qui, molta molta roba. Quindi oggi proviamo ad andare un pochino avanti e nulla, si parte. Ci abbiamo la nostra amichetta, qua ci sono i nemici che io odio, i bastardelli che sporano dai tombini, maledetti. Però si fa tutto, ragazzi. Uno sta a spawnare. Com'è? Ci lasciate in pace? Ma quando mai? Eccoli. Però fortunatamente sono deboli. Stava lì, sono deboli. Quindi va bene così. Di qua. Eccoli. Vabbè, questo lo possiamo. No. Te voglio a tutte e due voglio ammazzare. A tutte e due voglio ammazzare. Ecco. Recuperiamoci un pochino di minerali che l'altra volta abbiamo spesi. Dunque. Aspettate un attimo, come salgo io? Ah, qua. Ok. Con un altro. Dobbiamo assolutamente trovare un'altra tavoletta perché voglio potenziare le nostre spade, ragazzi. Ve lo dico con molta onestà. Beh. Ecco, no, lui lo odio. Lui lo odio veramente, ragazzi. Perfetto. Ok, ci siamo. Questa è una parte totalmente nuova. Ok. Era così. Perfetto. Grazie mille. Qua sopra dove si va? Ah, è per riaprire la porta. Ok, per tornare indietro. Va bene. Qui stiamo scendendo proprio nelle profondità più profondità del mondo. Ok, no. Stava scoppiando. Finalmente iniziano anche a essere un pochino più presenti i nemici, perché fino adesso i percorsi sono stati molto... no, è pure un'altra porta tu. E quindi non possiamo scendere. Ma non mi dire. Ti prego, no. No, un'altra bestia infamona. Non abbiamo il potere, ragazzi, noi. Lì serve sicuro un potere. Serve sicuro un potere. Che forse prendiamo qui a sto punto. È l'unica cosa che mi viene da pensare. Perché questi non si possono battere. A meno che non uso... Proviamo un po'. Niente, non gli fai niente a questi. Non si può passare, ragazzi. Dovremmo avere il potere di distruggergli... lo scudo. No, quella era un pa... vabbè. Allora, voglio provare soltanto a vedere se riesco a fare una parata, ragazzi. Sì? Ma la parata non fa nulla. Serve un'abilità che non abbiamo, ragazzi. Serve un'abilità che non abbiamo. Vabbè, e allora andiamo ad esplorare qui. Andiamo da questa parte, ragazzi. Proviamo a scendere da qua sotto, se si può scendere. No, lì c'era un pozzo, me lo ricordo benissimo.
Lo ricordo benissimo, c'era un pozzo lì. E non si può salire. Ok ragazzi, siamo arrivati qui. Perfetto, riprendiamo la nostra scalata, che vedevo di. Tanto deve essere fatta così sta cosa, no? E la facciamo così, non è un problema, raga. Si fa tutto, si fa. Oddio, mi ero dimenticato di questi. Mi ero dimenticato. Ah, dobbiamo andare su. Ok, qui. Perfetto, grazie mille. Uno. Ok, facciamo così, eh. Ok. Qui si è riformato, hanno ricostruito la porta qui, incredibile. Ho sbagliato tantissimo, tanto. E oddio, qua che ci inventiamo? Che ci inventiamo qua? Ah! E vabbè, ok, scendi, sali. Perfetto, bravissimo. Quello funzionava al contrario, quella trappola. Dunque, oh, possiamo andare su, ma no, perché mi ricordo questi qua non ci faceva salire. Esatto. Niente. Ah, ecco. Complimenti, grazie. Poi abbiamo ottenuto un collezionabile, tratto di proclamazione, dichiaro quindi la cessazione dei conflitti e accetto di aprire il porto al commercio, emesso da Re Darius, Re dei Re, e firmato dalla generale Tomiris l'Audace. Perfetto, non vedo l'ora di prendere quel potere che ci sblocca queste bestie maledette, ragazzi, perché... perché... ce ne stanno un botto, ne abbiamo trovate, ci possiamo sbloccare un fottio di zone. Veramente tante. Quindi qua che facciamo? Qui? No. Potremmo trovare un modo. Ah, ok, ok, aspettate. Quindi? Ah, ecco, ok, 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 fermi, 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 fermi. Guarda che stronzi. Stronzoni. Ok, perfetto, occhio. Qui stiamo andando su, tra l'altro. Aia. Ma sbatte. Ok, no. No. Sì, fermo, 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 fermo. Abbiamo perso un 8 litri di vita. Aspettate, voglio andare a vedere, mo sono curioso. Devo andare giù? Vai là, vabbè, vai là. Ok. Ok, perfetto. Vabbè. Tu. Che c'è sopra? Ah, sopra si va proprio sopra. Ti sfondo. Questi sono quelli che si rialzano male. Perfetto. Ottimo. Sì. Perfetto, abbiamo recuperato tutto. Sono contento delle tre boccette che abbiamo preso, ragazzi, eh. Sono molto contento. Là sopra c'è un teletrasporto. E andiamo. E andiamo. Qui? No, non vediamo un'altra cosa chiusa. No, ve prego, raga. Ve prego. Mo come si apre sta cosa qui? Beh, prego, dai. Tocca andare di qua. Qui ci si arriva da qua. Qua sotto ci siamo andati? Sicuro, era chiuso. Non ci ho messo il segnalino.
Infatti qua si apre solo da quella parte. Andiamo a vedere, ragazzi. Mi sono pure riposato, mo ce li stanno i nemici. Per risalire, mo capirà, ci mettiamo una settimana, raga. Ve lo dico. E sicuro non c'era niente. Sicuro? Vabbè, intanto questo... Oh, e basta, e basta! Ah! Sì. Spazio per l'amuleto, sì! Ma come non c'era niente? Ma c'era tutto qui! C'era tutto, ragazzi! Mo' ci andiamo a equipaggiare pure un altro amuleto. No, si va, si va, si va! Si va, si va! Ottimo! Questa mi sa di trappola, raga. Non so per quale motivo. No. Oddio. Siamo arrivati lo stesso alle sabbie? Fatemi vedere. Aia. Aspettate un attimo, ragazzi. Quindi questi cosi rossi e gialli si possono distruggere dall'altro lato. Siamo arrivati. Siamo arrivati, ragazzi. Lassù c'è il saggio. Ok. No. Aspettate un attimo, eh. Ecco, esatto. Ok. Nice one. You found another path in the depths. I will light your way if you... Amuleti? Già che ci siamo, ci abbiamo uno da uno. Ecco, questo per il veleno ci potrebbe servire. Mettiamo questo un attimo, va. E qui dove stiamo? Ah, dall'altra parte della bestia, ragazzi. Fatemi un attimo vedere, prima di tornare lì all'albero. Ah, ok. Ok, è uguale all'altro lato praticamente. Bestia qui. Va bene. Even my light cannot shine beyond the place of its beginning. Ciao, 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 ciao. Goodbye, Sargon. Ciao, amica. Allora, vediamo un po' qua che succede, ragazzi. Perché qui siamo arrivati. Sargon, eccoci. Are you? Oh, crumbs and sour skies. You're not ready to enter the pit of eternal sands yet. You will need more of the Simorgh's power just to break the seal to the pit. To meet the darkest of souls and strike a deal to save your friend. Okay. You must show proof of courage and proof of cleverness. Courage and cleverness? Listen carefully. Among the trees, a challenge awaits. A daunting path where courage tempts fate. Beneath the boughs, secrets lie. Only the brave will dare to try. And? A labyrinth, where knowledge finds its home. Within winding aisles, the seekers roam. With cleverness and guidance, no answer is unknown. I'll prove I have what it takes to save Hassan. You are driven and spirited, just as I thought. Use your eye, thingamawatsit, to find your next Simorgh. Ecco. Quindi le piume ci servono. Ogni piume ha un potere di Simorgh. Ok. Dobbiamo recuperarle tutte. Che vuol dire? Ma dammi un nome a questo, no? Usa un attacco con carica. Tieni premuto per rompere il sigillo. Cioè praticamente, forse
Possiamo anche decidere di affrontarlo adesso, ma mi sembra strano. Alla prigione di sabbia, il vecchio ha proposto a Sargon due enigmi che possono aiutarlo a entrare nella fossa. Uno di essi riguarda un passaggio per la foresta. Si dice che ci sia un ingresso segreto per raggiungere la foresta in cima al porto sommerso. Ok. Il vecchio ha proposto a Sargon due enigmi che possono aiutare a entrare nella fossa. Uno di essi riguarda un labirinto di libri. Perfetto. Allora, cari ragazzi, dunque, ma io però voglio provare un attimo a dare una botta qui. Ma scusate, quindi io posso affrontare anche il adesso la. Ma no! Ma no, però mi dice di farlo. Mi ha dato il suggerimento di rompere il sigillo. Comunque, in cima al porto. Eh beh, ma in cima al porto, che sarebbe questo? Troviamo la foresta Ercana. E qui ci siamo arrivati. E qua non potevamo andare perché era bloccato, che c'era quel triangolino sospeso, no? Quindi sicuramente qua affronteremo un altro boss e ci darà la seconda piuma, e la terza piuma starà qui, ragazzi, da queste parti qua, o addirittura qua sopra. Ma scendiamo un attimo giù. Ah, ok, no, ho rotto semplicemente un sigillo. Ok, scusate. Qui vedete, non possiamo rompere questo sigillo perché c'è una frattura del tempo che non possiamo aprire per ora. Perché i sigilli dovrebbero essere 4 in tutto. Vediamo un po'. Aspettate, per rompere questo serve qui. Ok. Eh no. Ah, ok, un enigma. Vabbè, ma non ci interessa adesso comunque, raga. Allora, proseguiamo da questo lato. Vedete qui, non ci siamo andati. E poi andiamo da questa parte. Insomma, facciamoci il porto oggi, ragazzi. Facciamoci questo. Dobbiamo rompere tutti i sigilli, ci servono le piume. Ok, adesso abbiamo l'obiettivo ben chiaro a mente e lo faremo. Ok. Perfetto. Partita la musichetta. Perfetto. Mi sembra meraviglioso tutto ciò. Oh, esatto. Ok, di qua. Che paura ste cose. Ok, tu non mi interessi. Ah, tu sei corazzato. Ok, dicevo io, questi con un colpo solo andavano giù. Ok, però scusa, è giù che c'è. Lo sapete io come sono fatto, raga. Devo morire per capire che sotto non c'era niente. È così. No, mo però stiamo esagerà. E mo stiamo esagerà. Devo stare attento con sto input lag. Ok. Perfetto. Perfetto. Ok. Sì. Perfetto. Però mo stiamo a finire frecce, tocca stare attenti, raga. Mamma mia, no! Sì. Uff. Lo so, finite le frecce. Finite le frecce, finito il divertimento. Che c'è qua su? Zona chiusa, tesoro. C'è lei. Mappa, dammi sta mappa, subito. Sì. Perfetto. No, togli sto segno a posto. Mamma mia, quel boss fight. Piuma. Qui c'è una piuma per forza. Madonna, ragazzi, guardate qui. C'è da fare un botto.
C'è da fare un botto. Qui possiamo aprire lo shortcut e completarci questa zona. Facciamo così, va. Che ci dici poi? Parlava pure lei? Hi, Sargon. Time has trapped some creatures in endless battles. In tutto ciò dobbiamo ancora trovare i guerrieri della missione secondaria. No. Well, now that you mention it. Remember, you're an adventurer charting your own course, right? That's right. Ok. Proseguiamo. Allora, io andrei prima, appunto, come dicevo, da quel lato lì. Esatto, di qua. Scusate ragazzi, non me ne vogliate. Seguiamoci, vogliamoci bene. No, non fate questo, non fate questo. Ecco, adesso mi diverto io invece. Adesso mi diverto io. Come la vogliamo vedere? Eh? Perfetto, riprendiamo. Apriamo lo shortcut. E tutto ciò mi sembra meraviglioso. Perfetto. E qui abbiamo aperto. Ok, poi gli abbiamo detto, andiamo a vedere qua sopra. Ok. Qui è chiuso. Non ci posso credere. Tutte. Oh, è una delusione dopo l'altra, oh. Una delusione dopo l'altra. Complimenti. Ma non è che questo meccanismo poi mi apre la parte sopra? No. Scusate. Niente. Vabbè. Quindi bisogna andare giù. No? Ci sta. Attenzione perché è chiuso qui. Non ci posso credere. Questo non si rompe. Ci deve essere un modo per aprirlo. Ci deve essere un modo per aprirlo, ragazzi. Cioè, io non ci voglio credere che questo veramente sia tutto bloccato. Cioè, qui si va da questo lato. Quindi bisogna per forza arrivare da qua. Qui c'è quel coso da sbloccare che abbiamo visto adesso. Veramente? Devo passare da sopra? Devo passare da sopra, raga. A sto punto andiamo al teletrasporto. Qui. Vabbè. Teletrasporto sia, ragazzi. Ma che rinascono questi? Rinascono? Ma che maledetti. Ma che maledetti. Scusate, eh. Levate. Ok. Perfetto. Allora, teletrasporto mi serve. No, sempre qui. Esatto. Andiamo qua. I Metroidvania sono così, ragazzi. Quindi bisogna fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Qui siamo morti. Posso presumere che non c'era nulla. Qua si ricollega la foresta, però. Scendiamo giù. Una parola. Salviamo. Ottima idea. Ottima idea. Di qua. Sì, la prossima volta. Ah, qui c'era qualcosa che pensavo mi prendesse. Invece no, potevamo andare tranquillamente. Visto, proprio tranquilli, tranquilli. Siamo andati. Ecco qua, passiamo di qua, va. Che agonia. Mamma mia, questa è tosta sta parte, raga.
Qua possiamo scendere tranquillamente però. Sì, ok. Guarda qui che c'è. Ma che sei matto? No, devo capire, raga. Ok, perfetto. Sì. Sì. Presa. Non mica gliela lasciavo là questa. Ok. Siamo in pista. Siamo in pista. Ok. Mannaggia me, oh. E quindi? No. Ma veramente? Scusa, e quindi? No, pure qua è chiuso. Ma veramente? Sì, sono dall'altra parte. Vabbè, ho capito, dai, io. Ma che da war da war? E niente, raga, tocca risalire e provare a vedere qua. Qua ci sono morto io. Almeno non... Vediamo, se è chiuso pure lì, raga, non so dove andare. Veramente. Qua non possiamo andare. Andiamo a vederla, Ok. Perfetto, guardate anche che stile e che eleganza nei movimenti. Ok, andiamo. Ah, rieccotela questi. Questi pure li odio, Meno male che sono molto passivi loro come nemici, quindi. Porca miseria. Lo sapevo. E lo sapevo. Qua sotto non avevamo visto, tra l'altro, Ottima occasione, panna. Ecco perché l'abbiamo visto. Guarda chi ci sta qua sotto. Il delirio. Dai, te l'ho parato. Manco l'ho stordito. Bello così. Avete visto come cambiano gli occhi? Fantastico. Ma che non rompe. Quindi qua sotto. Ci siamo andati? Ah, rieccotelo. Stavolta non mi hai preso però. E in due no, in due siete scorretti. Scusate, bevo. Vedi questa se ti piace. Vedi un po' se ti piace questa. Non è morto comunque, Sei tosto, te lo riconosco. Ma detto ciò, proseguiamo. Ci hanno fatto sprecare tutto. Io stavo per rischiare un'altra volta. Qui siamo morti. Ma che ci hanno ucciso loro praticamente? Sì, questo non l'avevamo fatto, ragazzi. Oddio, Madonna, che numero, raga. Che manco Bruce Lee fa ste cose. Che numero. Attaccate a questa. Vabbè. Bene, nuova zona, ragazzi. Qua siamo riusciti a entrare. Non ci credo. Non ci credo che siamo riusciti a trovare una strada. Allora, qui c'è una strada chiusa. Giusto? Così, buffo, senza ricompensa. Maledetti. Vedete le piante? Stiamo andando verso la foresta. Io sono andato proprio male. Sono andato qua. Sì. No. Come ci arrivo, scusate? Ah. Sono arrampicanti, giustamente. Giustamente, sono arrampicanti. Niente, via.
Perché mi indica che sotto c'è una... Mi indica che c'è un albero... Ah no, sopra. Ok, scusate, sopra. Un po' bastardo, eh. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Sembrava impossibile, ma... Ce l'abbiamo fatta. Ecco il nostro alberello, sì. Ottimo. Mo non adesso, ma poi proveremo altri amuleti. Voglio provare un po' di combinazioni. Albero di Soma. Dai, questo ci sblocca un potere per forza. Questo ci sblocca un potere per forza. Possiamo andare su, ma anche qua. Due direzioni ci abbiamo. De là sono quasi sicuro che è bloccato sempre dal triangolino, presumo. Mannaggia la miseria. Ah, posso sparare anche da... Ok, perfetto. Più semplice di quello che pensavo. Ok. Si riformano i maledetti. Si riformano. Ok, meno male. Una zona chiusa. Ok. Ah, guarda chi ci sta. I nostri simpatici amici. Vabbè, ma voi non mi impensierite più però, eh? Voi assolutamente non mi impensierite più. Lì c'è una rientranza, esatto. Tutto questo per poi dovermi rifar giro. Bene. Ok. Sì, vediamo un po' che c'è qui. La caduta della tribù Irkana. Non capisco che cosa ci sia successo dopo che lei è scesa dalle stelle. La nostra gente viveva in armonia, venerando gli spiriti della foresta e Kamrosh, protettore dell'albero di Soma. Quindi stiamo proprio andando da Kamrosh. Fin dall'alba dei tempi, egli sussurrava attraverso gli antichi cipressi, fornendoci la sua protezione e la sua guida. Tuttavia, la nostra esistenza idilliaca è andata in frantumi quando uno strano flagello si è abbattuto su di noi, portato dall'entità sovrannaturale che cadde dal cielo. Dal suo arrivo la foresta non è più stata rigogliosa e viva, ma letale e terrificante. I suoi colori accesi e paradisiaci ora preannunciano una sensazione di sventura imminente. All'inizio il potere di questa entità era appena un sussurro che prometteva segreti indicibili e conoscenze inimmaginabili. I miei amici e i miei vicini, un tempo gentili e disponibili, presto vennero catturati dal suo fascino suadente. Notte dopo notte i suoi canti di saggezza hanno contaminato l'aria che respiravamo. Adesso sono rimasta sola ad assistere a questa corruzione che si diffonde come una piaga e consuma il cuore e la mente dei miei cari. Anche Kamrosh è sparito. Ho pregato che tornasse, ma la mia voce sembra perdersi tra i fitti rami della foresta. Sembra un po' un richiamo ad Ori and the Blind Forest per chi l'ha giocato. Altro Metroidvania, uno forse il mio preferito in assoluto. E praticamente la storia, la sinossi è un po' questa. Nell'ora più buia, quando ogni speranza sembra perduta, lei mi chiama. La sua voce, eterea e terrificante, mi invita ad addentrarmi nelle sue profondità mistiche. Gli alberi sussurravano segreti e i loro rami contorti mi guidavano verso il cammino che lei mi esorta a seguire. Oggi non mi riconosco più, oggi il suo canto è troppo forte, non posso più ignorarlo. Ha vinto lei, devo accettarlo, e del mio amato villaggio resta ormai soltanto un'ombra. Ricorda il mio monito, non avventurarti nella foresta, abbandona questo luogo prima che lei ti consumi. Nessuno può fermare colei che è scesa dal cielo. Ava, prima figlia di Rakshan, capo degli Irkani. Ottimo. Ma intanto questo mi mette in ansia. Fammelo togliere, va. Ma ci tolgono pure poco loro comunque, eh. Ok. Sì. Sì. No. Super trofeo, eh. Niente, non è insomma. Perché ogni volta ci sono queste stanze con questi cristalli così un po' inutili? Vabbè. E dateci una ricompensa, no? Vabbè. Allora, questo ok. A questo punto, scusate, scusate il mal di testa.
saliamo di qui. Perfetto. Bello quando è tutto lineare, eh. Mi servirebbe Wow. E tu? Aspetta, fammi trovare un albero di wacco wacco vicino, perché sennò mi tocca rifare tutta la strada. Fermi tutti. Ah ma state proprio in grande compagnia. Va bene. E allora niente, ci proviamo. Vediamo un po' come funziona sta cosa. Crea roba. Quando ci dai carci in bocca. Una boss fight questa. Ah, ma ci stanno proprio tutti gli spiritelli qua. Cioè, se gli rompi le scatole, praticamente a questa è finita. Oh, è morto. Mi dà un bel premio, però. Bah. Ci avrei qualcosina da ridire. Oh, comunque le ricompense stanno tiratini qua alla Ubisoft, eh. Albero di Soma, ragazzi, siamo arrivati. Guardate qua, ci danno il potere per sbloccare sta cosa qui. Volete scommettere? La fiamma eterna a est del monte Kaf brucia da quando si sono formate le montagne. Alimentata da secoli, la luce dell'Atra non solo mostra la strada ai marinai nel buio della notte, ma guida chiunque anche attraverso l'oscurità dell'anima. Allora, qui non possiamo... Possiamo salire qui. Dobbiamo andare dall'altra parte, c'è sta l'altro albero. E non c'è... lo skippiamo, ragazzi. Cerco di trovare un albero wak wak vicino, perché altrimenti diventa troppo impegnativa la cosa. Poi tocca rifarsi tutta la strada. Facciamo una corsetta, tanto non è un problema. Cioè, correre nei Metroidvania non è mai un problema, fondamentalmente. Ok. Questo scampanellio lo sentiamo da tanto tempo. Esatto, ma che albero è questo? È l'albero di Soma. E quindi? Non mi fa parlare. Ma queste vanno bene per adesso. Sono un po' interdetto. Eccolo, boss fight. Non c'è barra della vita, non c'è niente. Cioè, sei pure tosto, sei. Ma tu lo sai con chi te stai a mettere contro, sì. Ah, ma non siete boss, siete semplicemente un attacco brutto. Ok. Qui non ci verranno in soccorso gli immortali, ragazzi, purtroppo. Te lascio in aria, ragazzo. Preso. Ok. Ok. Vorrei tornare a parlare con l'albero per vedere se mi dice qualcosa, ma... che brutto. Vabbè, se... pezzo di fango. Do you know my father? No. Though you're familiar. What's your name? Varum. Varum. Varum, ma non è... I see this place. The terrace steps.
The footpaths. These are familiar, but it's all broken and strange. Is it real? It's a real place that's fallen under a curse. Am I cursed? I don't know, but don't worry. We'll find the answers. And you, Traveler, what is your name? Sargon. I'm pleased to have a friend, Sargon. Qui è tantissima questa cosa. Raga, io proseguo. E tu che sei bianchina? Stele, è arrivata nel nostro mondo dalla più lontana delle stelle e si è proclamata regina. Ha assoggettato il buon Camrosh, il custode benevolo di tutte le creature, grandi e piccole. Questa falsa regina si è nutrita dell'atra della foresta e dei suoi abitanti fino a rendere tutto corrotto e impuro. Ma la mia domanda è, una volta distrutta questa regina, o Camrosh, tornerà tutto splendente? Chi lo sa? Una cosa è certa, qua ci sono altre 70.000 strade, come al solito, andiamo dritti. Ok. Chiusa dall'altro lato, che ci si passa da qua sotto. Ok. Ah, vedete, là ci sta il collezionabile. Segniamocelo. Siete un po' scherzetti voi, ragazzi, eh? Allora, me lo metto qua così, ragazzi. Io ho messo la foto. Lì è chiuso? Sì, è proprio chiuso. Bastardi. Qui si può passare. Ah, sì, ok, si può scendere qua sotto. Le. Madonna santa, mo tocca tornare indietro. Fermi tutti. No, ti prego. No, vabbè, sto sbagliando. Mi sto deconcentrando, ragazzi. Mi sto deconcentrando tantissimo. Vai, Daniel, concentrato. E no. Ah, devo scendere dall'altra parte. Ok. No. Sbaglio tantissimo. Non devo parlare. Sì. Ok, gettone di Cersei. Proseguiamo su. Vabbè. Guarda che sto fa. Ok, andiamo su. Usciamo via da sta situazione. Oh. Amico mio, non scherzare troppo col fuoco, mi hai rotto. Ecco, stanno pure in due questi. Ti faccio un bello spiedino, va. Ecco, facciamo così. Sei rimasto tu e mo te ne vai pure tu. Perfetto. Andiamo un attimo da sto lato, raga. Anche se serve un alberello. Ho provato. Ok. Allora. No. Attacco stronzi questi, oh. Qua c'è un... Qui bisogna avere un potere, ragazzi, che serve per invertire le piattaforme. Allora. No! Cioè, mi ha fatto salire! Guarda che trappola! Che maledetto. Sì! Sì, grazie, possiamo potenziare la spada. Non ci credo, ragazzi.
Finalmente abbiamo finito le boccette. Datemi l'albero del wak wak, vi prego. Vi prego, vi prego. Ah, era questo. No, perché non va giù? Perché non va giù? No, da... ci ha salvato la... Ah, va per forza sconfitto. Vanno per forza sconfitti questi. Ok. Ah, c'è una parete invisibile. Ok, va bene. Ok. Lanza in aria che... li crea? Sì. Non ce la faremo mai, ragazzi. Siate ne consapevoli di questa cosa. Dobbiamo uccidere quello sopra. Finita. No! No, pensavo di averla parata. Ti prego, ti prego. No, da qui. Aspettate un secondo. Fate vedere se posso aprire lo shortcut da qua. Ma penso proprio di no. Se aprire lo shortcut. No, no, non so. Come faccio? No, non si può aprire lo shortcut. Mannaggia, ragazzi. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ma che c'hanno questi? Sono più avvelenati del solito? E mori! Mamma mia, oh! Cioè, stavano avvelenati! Cioè, due boccette mi hanno fatto consumare. Due boccette. Ok. Andiamo un po'. Si prosegue. Anche se qua c'è tutta sta parte. Questa l'abbiamo esplorata, però. Raga. Ah, però qua c'è sta l'albero del wak wak. Aspettate, andiamo a prendere l'albero, va. Andiamo a sbloccare l'albero. No. Ah, fermi, 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 fermi. Ok. Ok, va bene. Tac. Prendi, va. E vai così. Alberello? Dove sta l'alberello? Qua si scende, non si sale. Ecco, alberello e teletrasporto. Mi sembra tutto meraviglioso. No, per adesso solo teletrasporto. Non c'era alberello però. Scusa? Ah, eccolo, qua sta. Perfetto, amore mio. Ok. Ma ora dobbiamo riscendere giù per vedere questa cosa qui. La vedremo, ragazzi. Non adesso. Dove stiamo andando qui? Altra corruzione. E mi sa che è arrivato quel momento lì, ragazzi. Boss fight. Mi sa che è arrivato quel momento lì. Beh, un bel po' di esplorazione ce la siamo fatta oggi, eh. Guarda qua. Qui è tutto chiuso. E qua questa boss fight ci deve per forza dare un potere nuovo per poter sbloccare nuove zone. Per forza. Guarda, quello è un trono, quello là in fondo. La regina. Il flagello della foresta arcana, ragazzi. Wow. Bella Chiana, regina della foresta. Questa ci fa un... come la capanna. Oddio santo. Ok, non c'ha molti HP. Buono. Bello.
Madonna. Ma il problema è beccarla, quando fa così. Sì. No, ci ho ripensato. Quindi? Vai. No, no. Naggia. Ok. Gli togliamo quella freccia però, ma abbiamo finito però. Ok. Madonna, gli togliamo pochissimo, ragazzi. Si è bloccato. Si è buggato. No. No. Madonna, è tosta qua, ragazzi. Calmi. Calmi, ragazzi. No. Sì, vabbè. Vabbè. Ma è tostissimo. Ma è imparata proprio alla perfezione questa, raga. E che beh, che mi invento qua, scusa. No. Questa è tosta, raga. Questa forse è la prima vera boss fight. Che è successo? Ecco. Vediamo di togliere un po'. Porca miseria. Averci un po' più de boccette. Era fatta male, se era fatta. Ok. No. Ok. Come lo schivo io questo? Non lo posso schivare questo. Ah. Abbiamo finito. Tosta, raga. Tosta, tosta, tosta. Oh. Ah, ok. Perfetto. Ho capito. Devo farlo prima. Il corno ci ha salvato. Ma non per molto. Ok, la regina gli togliamo. Siamo morti. Non c'ho più le frecce. Oh. Oh. Sì, vabbè, tanto. Che dobbiamo fa? Via, 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 via. Sarebbe stato carino però, visto che sono praticamente, non dico quick time event, ma poco ci manca. Sarebbe stato. Mo siamo morti. Sarebbe stato carino differenziarli un pochetto. Vabbè, ci sta, ci sta. E ok, ok. Vabbè. Farlo il first try sarebbe stato impossibile. Ma adesso ci mettiamo un attimo di impegno. Abbiamo capito un pochino di più. Dobbiamo essere molto bravi. Ok. Dicevo, sarebbe stato carino fare 2/3 quick time event diversi, no? Rispetto all'attacco che ci ha fatto lei. Ok. Perfetto. Perfetto. Già ce la stiamo a cavare un po' meglio. E qui dobbiamo lasciare la nostra immagine, perfetto. Ah no, non ci ha fatto l'altro. Bastardo. Serve.
Dobbiamo pochissimo. Certo, potremmo anche andare a potenziare lame, eh. Potremmo anche andare a potenziare lame, ragazzi. Ok. Questa era imparabile. Non so se basta resistere o colpirli. Forse resistere, non serve colpirli. Stavolta no. Stavolta no. Beccate questo. O becchi tutto in faccia questo. Ancora abbiamo tre fiaschette, eh? Ancora per poco, ma ce l'abbiamo. Ecco. Oh, posso. Sì. Dai, 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 dai. Mi sento fiducioso anche se non dovrei parlare, ragazzi. Sapete benissimo che quando io parlo è finita. Vai, vai, Sargon, vai, dai, non perde tempo. No, no! Maledizione. Sì. Che brutta cosa che ho fatto, raga. Ho sbagliato. Guarda che numero ho fatto. Qua ho fatto il numero, raga. Qua me lo dovete dare atto. Qua ho fatto il numero. Qua ho fatto il numero, me ne dovete dare atto. Se la regina facesse un altro attacco giallo, di quelli gialli, sarebbe tutto meraviglioso. Eh no, qua se sbaglio qua è finita, raga. Sì. No. No, è sbagliato, è sbagliato. Finita. Finita. Madonna, vabbè, ho capito, ragazzi. Capisco tutto, però, vabbè, vabbè. Dai, ma che è? Ma che è sta zozzeria, dai? Ma dai, ci hanno fatto. Mi ha fatto consumare tutto, mi ha fatto consumare. Oh, sì, questo ce l'ha data, meno male, va. Ok. Ce la possiamo fare, non devo sbagliare nulla, ragazzi. Questa è nuova. Che stromboli. Peccato. 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 Ma dai, guarda un colpo, gli manca un colpo, raga. Sì! Sì! Mori! Mori! Sei contrario comunque, ci sta, ci sta. Si è purificato perché era corrotto. Thank you, young mortal. You saved my life. Camrosh, ah, giusto. I would like to show you my gratitude, but I cannot. Te pareva. What do you mean? You have triumphed over a thousand foes, yet there is one place deep within you that remains beyond reach. A secret
One you cannot avoid forever. Only you can unlock it. Thank you again, Sargon. The forest and the Soma tree are safe. Now I can return to my peaceful life beneath its branches. Quindi tocca tornare là. Sì. Ah, bello, bello. Ci si allunga pure la vita. Ok. E mo mi sa che ci siamo tolti l'amuleto. No, l'amuleto ce l'abbiamo ancora. Quindi dobbiamo, ci abbiamo ancora una cosa in più. Dovremmo tornare all'albero di Soma, ragazzi. Poi quando troviamo il teletrasporto ci torniamo, perché troveremo sicuramente loro. Mo, la mia domanda è: non ci hanno dato poteri? Ci hanno dato niente? Dobbiamo andare all'albero? Perché dobbiamo andare all'albero? Non è che c'è sta un trick qua che devo farli scoppiare insieme? Perché mi viene il dubbio, capite, ragazzi? Perché vedete, io lo scoppio qua vicino e lui mi apre la porta. Qua no, però. Ma ci deve essere un modo, però. Ci deve essere, per forza. Fatemi pensare un attimo. No, non è così. Però si devono per forza aprire quelli. Forse abbiamo adesso, abbiamo scoperto come aprirli. Forse abbiamo il potere. Crea una frattura nello spazio-tempo con cerchio per intrappolare oggetti, proiettili e nemici in un'altra dimensione. La dimensione può contenere solo un'entità, l'icona compare quando è piena. Premi cerchio di nuovo per lanciare l'entità in direzione di L. Lanciando un oggetto potrà infliggere danni, i nemici invece saranno confusi e combatteranno per Sargon per qualche secondo. Ora sì che possiamo farlo, ragazzi. Ora sì che possiamo farlo. Fantastico. 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 Aspettate un attimo. Ok. Perfetto. E si aprono altre meccaniche di gameplay. Ok. Oh yes. Oh yes. Ok, ma ce l'ho gli amuleti, scusate, eh? Ce l'ho equipaggiato quello della vita, sì. Infatti ci abbiamo più roba. Allora, vediamo un po' di qua. Eccola, mappozza. Lend me your eye of the wanderer. Yes. Potenziamento spada? Ok, ci ho dato sta parte. Mamma mia, ragazzi, quanta roba. Quanta roba che ci abbiamo da fare. Prossimo episodio potenziamo la spada. Anzi, vabbè, lo faccio off camera. Dopodiché continuiamo da questa parte, ragazzi.
Continuiamo da questa parte e ci andiamo ad esplorare tutta questa zona qui e ci ricolleghiamo a questa zona. Strade permettendo, perché poi ogni volta diciamo di fare un percorso e puntualmente troviamo le strade interrotte. La mia domanda è questa: ma con questo nuovo potere quanto possono essere le dimensioni di ciò che noi catturiamo? Mi spiego. Quei bestioni con lo scudo enorme che ci impediscono il passaggio, ci precludono il passaggio, possiamo anch'essi intrappolarli così che possiamo passare? Io credo di no, perché se no sarebbe troppo... boh, non lo so, però sarebbe da provare, ragazzi. Se la prossima volta questo percorso ci sarà precluso e non possiamo continuare, io comunque una prova la vado a fare sotto. Mica per nulla, insomma, ci sta. Per non parlare del fatto che poi dobbiamo trovare una serie di altre cose incredibili, tipo questo qua. Non sappiamo ancora come raggiungerlo. Ok, non fanno un'idea. Esatto, dobbiamo passare da qua. Non si sa come si sale qua. Dovremmo prendere un ulteriore potere. Ragazzuoli, andiamo all'alberello e ci salutiamo. Dobbiamo ricordarci oltretutto di tornare pure all'albero di Soma, perché adesso qui c'è il teletrasporto. Ci sarà sicuramente Camrosh, come cacchio si chiama, che ci dirà qualcosa. Detto ciò, lasciate tantissimi commenti, fatemi sapere se vi sta piacendo la serie. So che è una serie che non state guardando in molti, ma da una parte lo capisco pure, perché appunto capisco che l'incedere è un po' pesantino, perché bisogna fare avanti e indietro. Se si è molto appassionati di Metroidvania, se piace il genere, sto dimenticando pure l'italiano, è piacevole comunque da guardare, da scoprire, se poi non lo si gioca in prima persona. Altrimenti potrebbe risultare un po' pesantino, ragazzi, però sapete, insomma, a me, io sul canale cerco di portare giochi che comunque mi va di giocare, di portare, che giocherei comunque privatamente, perché comunque mi piace e mi diverto, e la cosa spero si percepisca. Ha detto del fatto che poi su questo Prince of Persia comunque si potrebbero dire tante cose, ci sono dei difetti sicuramente, però quello che conta è un gioco, nel gioco è che deve divertire, e a me sta divertendo. Vediamo poi come proseguirà il tutto. Ragazzuoli, alla prossima. E grazie come sempre di essere in mia compagnia. Vedete che la roba non mancherà sul canale.